Sotto un aspetto generale, guardando le modifiche contenute nella proposta di delibera di assestamento finale di bilancio illustrata dall'assessore mio nella prima commissione di martedì scorso, 22 novembre, sono apparse subito evidenti che le variazioni da apportare sono veramente minime. Questo non è un fatto che si può considerare così scontato, bensì a nostro giudizio è risultato ottenuto dalla corretta impostazione a inizio anno del bilancio studiato, voluto e approvato dalla passata amministrazione, dall'assessore Chiara Mio, e portato avanti con altrettanta oculatezza e impegno agli uffici competenti. Vogliamo evidenziare, non della vista di fiume, e riconoscere il merito alla passata giunta di aver lavorato sul documento di bilancio, impostandolo non solo in un modo ordinario e a termine, come avrebbe potuto fare visto la scadenza elettorale, ma lo ha fatto altresì con lungimiranza, lasciando in eredità a questa nuova amministrazione una situazione sana e, perché no, anche invidiabile. Una passata amministrazione che ha lavorato con una consapevole e precisa visione del futuro, tale da poter affermare che ciò che questa amministrazione dovrà affrontare nei prossimi mesi e anni lo potrà fare con una certa fiducia e ottimismo, senza dimenticare che elementi di difficoltà macroeconomica potranno ostacolare questo percorso, che poggia però su ottimi fondamentali, e siamo certi che questa giunta saprà superarli con altrettanta capacità di gestione. Chiudo questo intervento dando un chiaro parere di voto favorevole del gruppo Il Fiume alla delibera in oggetto. Grazie Presidente.